ieri son rimasta sola, litigato con Ludovica, lei è la mia migliore amica, ora voglio far la pace, io la chiamo ma lei tace, aiuto aiuto come fare, aiuto aiuto. Poi la nonna mi ha svelato un segreto prelibato, 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 prelibato. Se l'amicizia è un buco, dove la fanno me con i fiori di sambuco. Se l'amicizia è un buco, dove la fanno me con i fiori di sambuco. Ehi sorella, sei tremenda, ma ti va di far merenda. Corri presto, cucinato, proprio un piatto prelibato. 1, 2, 3, la merenda dov'è? 4, 5, 6, ecco pronto il pan de me. 7, 8, 9, non potrei più stare altrove, altrove, altrove. Se l'amicizia è un buco, dona il pan de me con i fiori di sambuco. Se l'amicizia è un buco, dona il pan de me con i fiori di sambuco. Un semplice biscotto con la forza di un cerotto, ora siamo tornate amiche e son sempre più felice, più felice, più felice, più felice. Se l'amicizia è un buco, dona il pan de me con i fiori di sambuco. Se l'amicizia è un buco, dona il pan de me con i fiori di sambuco. C'era una volta la merenda. I pan de mei. Sciogli 175 g di burro nel pentolino. Aggiungi 200 g di zucchero e 2 uova. Mescola gli ingredienti fino ad ottenere una crema. Alla crema aggiungi una bustina di lievito, un pizzico di sale, 250 g di farina bianca e 175 g di farina gialla. Dalla pasta ottenuta crea delle palline gialle. Trasforma le palline in piccole ruote e disponile su una teglia da forno. Cospargi i biscotti con zucchero a velo e fiori di sambuco. Mettili in forno a 180 gradi per 20 minuti. Ecco pronti i pan de mei, perfetti per il giorno di San Giorgio, il 23 aprile. Cortile, mi ha detto, vai in cortile. Giù in cortile c'erano le galline e vedendo mi ha affamato, ad un tratto mi ha parlato. Se la fame vuoi fermare, russumare è l'ideale, russumare è l'ideale. Prendi un uovo e dividilo in due, il rosso qui e il bianco là, che si monta a nuvola. Poi lo zucchero fa il resto con il rosso nel canestro. Basta farli rincontrare e resumare anch'io so fare. Se la fame vuoi fermare, russumare è l'ideale, russumare è l'ideale. Se hai bisogno di energia, ecco fatta la magia. No, non cerco più brioche, una russumare mi sento una po'. Se la fame vuoi fermare, russumada è l'ideale, russumada è l'ideale, russumada è l'ideale, russumada è l'ideale. C'era una volta la merenda. Russumada! Prendi un uovo e dividilo in due. Frulla il tuorlo con 2 cucchiai di zucchero. Monta l'albume a neve utilizzando la frusta,
ci vorrà un po' di pazienza. Riunisci i due elementi e otterrai una bevanda sorprendente. Quando il sole ti scioglie, la rusumata ti raccoglie. Iniziò così la mattina di un bel dì, quando improvvisamente inizia a farmi male un dente. Io continuo ad urlare, ma in realtà è perché ho fame. Ecco caro, ti ho portato il tuo piatto prelibato, latte, zucchero e farina. Questa sia una medicina. In fondo cosa vuoi che accada se ti mangi una lacciada? Le mie pene, sta ricetta è una leggenda, me la scrivo sull'agenda. C'era una volta la merenda. La lacciada! Prepara un composto con 250 ml di latte, 200 g di farina, un uovo e un pizzico di sale. Dimentica il tutto per almeno un'ora. Versa il composto a freddo in una pentola piena d'olio. Alzare la fiamma. Quando è croccante, girala dall'altra parte. Ripetere il tutto fino a esaurimento della pastella. Asciugala dall'olio, cospargila di zucchero e tagliala a fette. Ecco pronta la lacciada! Ecco, guarda bene, troverai del pane secco. Metti il latte e gli amaretti e facciamo dei giretti. Come al solito ubbidisco, ma mi sembra un gran pasticcio. Poi la nonna mi ha portato l'ingrediente prelibato. Vi presento cioccolato, vi presento cioccolato, vi presento cioccolato, vi presento cioccolato.
torta è un gran mistero, mi basta solo una fetta e divento una saetta. La torta paesana è da sempre buona e sana, e la torta paesana è da sempre buona e sana. E la torta paesana è da sempre buona e sana, e la torta paesana è da sempre buona e sana. C'era una volta la merenda. Torta paesana! Prendi 200 g di pane posso, 150 g di amaretti e lasciali a bagno insieme a 75 cl di latte. Fai passare alcune ore. Mescola con forza l'impasto creando una specie di crema. All'impasto aggiungi un uovo, 50 g di cedro candito, 125 g di uvetta, 125 g di zucchero, del cacao in polvere, 25 g cacao amaro, 25 g di cacao dolce e per finire un po' di buccia di limone. Versa il tutto in una teglia e metti in forno per circa un'ora. Attenzione, deve risultare morbida! Ecco a voi la torta paesana!